Ehi gente, benvenuti, avvicinatevi! Avvicinatevi in questa arena, bella pronta, acquistata in questo momento. Jaina, indubbiamente, il mago è il migliore in arena, scegliendo fra di loro. Se avessi potuto scegliere il paladino, sarebbe stato meglio, ma Jaina in arena è ottima. Questa prima mano già ci fa capire quanto questa arena sarà una merda, una merda. Ora, o prendo il Murloc, sperando che mi escano tanti Murloc, quindi farò un mazzo Murloc. Questo coso che congela dopo che è attaccato, mi sa di cacca. Evoca un gigantosauro, non so. Vai con questo che qualcuno potrebbe fare degli attacchi ad aria a caso. Perfetto, il prossimo segreto che giochi costa zero. Ma perché tutte queste carte che scombano con le altre? Cioè, devo prendere delle carte e forse dopo potrò scombare. Questo riflesso fuso potrebbe essere ottimo per clonare un mostro molto forte. Quello dei segreti è buono perché mi fa giocare i segreti a poco prezzo. Ma io giocherei questo, sinceramente. E penso che in arena il principe Malkezar è decisamente migliore di questi due. Ok, gente, il mazzo è stato fatto. Come avete visto, mi è uscita qualche leggendaria che mi metterà altre leggendarie. Perfetto. Non è proprio un mazzo fortissimo, sinceramente potevo avere di meglio, ma penso di aver scelto le migliori carte possibili, magari qualcuna no. Sicuramente nei commenti mi farete una merda al riguardo perché siete sempre molto gentili con me. Partiamo subito questa arena sperando di vincere almeno 6 game. Cercherò di caricare e tagliare il più possibile per farci entrare tutta l'arena nel video. Me la so giocata male, me la so giocata male perché il mazzo non è tanto maliccio, non è proprio brutto come mazzo, me la so giocata male. Non mi piace molto come mano. Tecnocontrollore. Ci sta perché non metterò nulla ai primi turni e quindi mi fotterò al terzo turno qualcuno di suo. Il dardo per il secondo turno. In realtà posso tenerla come prima mano. È perché potrei rischiare di non prendere nulla, e meno 3 mana e 2 mana sono gestibili. Sì. Vai, almeno per non buttare il cristallo di mana. Cioè, alla fine questi due cosi con provocazioni late game servono perché ti bloccano due attacchi di mostri che sono comunque più forti dei mostri iniziali. Però non voglio buttare un cristallo di mana, non mi piace, è brutto buttare un turno senza fare niente. Mo ti gioco pure io, non ti preoccupare. Mo gioco anche io questa carta. No, 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 no. Meglio così. Meglio rinvenire prima. Allora, raga, qui è strana. La succube no. Infligge 2 danni ad area e cura anche, non è male. Congela tutti i servitori, ma nemmeno è male. Però, secondo me è meglio infliggere danni ad area. Perché immaginate quando giocherò al turno 7 il vulcanosauro e lui metterà uno con veleno a terra con furtività. Io lo tolgo da mezzo con i danni ad area. Mentre congelare è soltanto un rimandare la sorte. Almeno così lo ammazzo. Adesso posso fare questo qua. Vediamo che mi esce di magia. Segreto. E non è male. Non è male. Lo metto qui. Tanto lui non ha la moneta. L'ha già giocata la moneta per giocare quel servitore lì. Glielo togliamo da mezzo. Vediamo un po'. Ora, questo il bello dei segreti è che loro ora hanno paura. Quindi adesso non giocherà un servitore forte. Ok, ha giocato un servitore forte. Mi sa che possiamo giocare questo ora. Ho sempre avuto ragione. Vediamo un po' se me lo rimuove con qualche magia. Che se me lo rimuove con qualche magia è comunque buono, che butto qualche magia. Quindi. No, non me lo ammazza. Non proprio come avevo programmato. Ok. Non la posso perdere sta partita però. Non la voglio e non la posso perdere. Togliamo da mezzo questo che. Però ora che faccio in questo turno? In questo turno non posso fare nulla praticamente. Allora, togliamo da mezzo lui. E ok. Adesso attacchiamo là. Perché è l'unica cosa che possiamo fare. Gli facciamo questi bellissimi danni e congelamento garantito. Gli buttiamo addosso. No, non la usiamo la palla ai dardi. È inutile buttare i dardi se tanto glielo cura. Vediamo un po' come va. Tutti i servitori con attacco 2 e me la copio. Ma che fa con attacco 2 inferiore? Soltanto lui è. Ah, ho capito cosa vuoi fare. Vediamo un po' come va. Va piuttosto bene. Perché adesso
Io posso fare così. Questi due danni. E una palla di fuoco. E gioco pure questo simpaticone. E gli faccio 7 danni in faccia. Adesso lui può giocare l'esplosione sacra per ammazzarmelo. Comunque ha buttato un turno nel cesso. In ogni caso, io il turno dopo c'ho il gigantosauro, il vulcanosauro, che è ancora vivo e vegeto. Tanto non abbiamo più bisogno dell'esplosione sacra per liberarci dei cosi con veleno, perché abbiamo questa magia che ci ha gentilmente regalato il nostro amico. Si è giocato 3 salute. Wow, ma sei proprio robusto. Ora raga, l'idea è: metto questo con provocazione, così mi resta ancora in campo quel figlio di Troia invincibile. Meglio non può essere bersagliato, va. Però scudo, però mi devi regalare in provocazione ora. Perfetto. Boh. Bam. È vero che mi crepa sto stronzo, però almeno adesso c'ho ancora il 7-7 in gioco e mi piace. Mi piace di bel, mi piace molto. E ora per il mio prossimo trucco. Non me lo ammazzi in ogni caso, caro. Potresti mettere un altro servitore così me lo regali? Perfetto. Abbiamo un servitore gratis ora. Perfetto. Potremmo pure vincere? No. Allora, prendiamoci il nostro servitore gratuito. Attivazione del dislocatore mentale DC-103. Quello più merdoso, ma non lo buttiamo per niente. Adesso andiamo, faccia. Bam. Bam. E gli facciamo pure altri 2 danni? Così ci curiamo pure il servitore là. Vediamo un po' come va. Tanto abbiamo Ala Morte in mano. Ala Morte. Abbiamo Deathwing. Vi rendete conto che abbiamo Deathwing in mano? Che palle. Non mi piace sta carta. Dai, una magia. Una magia che fa... Una palla di fuoco. Ne ho 2 di palle di fuoco. Cioè, una palla di fuoco puoi uscire. Dai, pesca sta palla di fuoco. Dai, dai. Lo so. Lo so che ci sei. Lo sapevo che eri lì sotto. Muah! Un bacione per questa win, il Kairenzo! Se la porta a casa! Vediamo un po'. Ah, sto tecnocontrollore è proprio affezionato, è un cliente fisso. Allora, togliamo il pesce grosso e il logre. Il tecnocontrollore vale sempre la regola che se noi non dovessimo avere carte fino al quarto turno, almeno ce ne fottiamo una e non è male. Per questo, palla di fuoco potrebbe servirci per liberarci di qualche mostro forte. Quindi... 3 carte pescate, sinceramente. Che cazzo, pescherò una carta da umana, no? No. Vabbè, non sono brutte come carte, sincero. Non bruttissime. Ammirate. Quanto mi piace il principe Marchesar. Proprio bello. Questo è uno stronzo, ad esempio. È uno stronzissimo. Come cazzo c'ho... Ah, ce lo togliamo da mezzo grazie a questo. Effettivamente non ci ho pensato. Abbiamo il drago. Non potevamo volere di più. Non potevamo volere di meglio, perché il turno dopo io me lo tolgo da mezzo, quello stronzo. Ahia, però adesso... Sì, vai faccia, ti prego, vai faccia. Madonna, sì, quanto sei scarso. Quanto sei scarso, quanto amo gli scarsoni che vanno faccia come te. Se adesso questo coglione fosse andato sul draghetto, adesso con l'1-1 me l'avrebbe ammazzato il turno dopo. E invece è andato faccia. Non potevamo volere di più. Adesso giochiamo anche un cristallo di mana per aumentare il danno a sto stronzo. Mettiamo un piccolino che ci serve per eliminare gli 1-1 che gioca. Che ce ne elimina ben 2. Ora sto draghetto, finché non me lo toglie da mezzo, è una bestia. Cioè non me lo può uccidere. Boh, è troppo tardi per farmi da... Ah. Che palle, che palle. Crociato del Genjo. Che palle che sei. No, non voglio sacrificare il piccolino. Non lo voglio proprio sacrificare il piccolino. Che palle però. Isera! Mi è piaciuto tantissimo sto Malchezarrino. Isera in arena, mamma mia. Ma che culo che abbiamo today. Che culo che abbiamo today. Ciao, ciao, ciao. Nel cervello ti entra qualcosa. Ok, possiamo giocare questa. Direttamente da Kazapos. Direttamente da Kazapos. Allora, scarti? No. Possiamo giocare una troia che ci dà una pozione, che non è male, o copia una carta del mazzo dell'avversario, che pure non è male. Cioè, è meglio una carta del paladino che una pozione, sarà sicuramente una carta che si supporta. E ci troviamo pure col costo di mana, perché adesso se lui con il tizio con provocazione ci attacca la troia questa qui, ce l'attacca, infatti ce l'attacca. Il turno dopo noi giochiamo palla di fuoco e ombra.
È un ottimo turno comunque. Non è un turno da buttare. Aia. Che palla che sei. Allora non lo ammazziamo. Cambio di programma. Nessun problema. Adesso mettiamo questo. E per guadagnare tempo mettiamo questi piccoli stronzi. Adesso il turno dopo lui giocherà 4 servitori sicuro e io me li fotterò con il tecnocontrollore, sperando nel 5-5 o in questo bel cicciabomba. Ah, ma è a tutti i cosi occupati. Perfetto, raga. Il momento della verità è qui. Il momento della verità è questo. È oggi e adesso. Attivazione del dislocatore mentale. Sì! Per la luce sacra. Ops. Ora, boom. Palla di fuoco sul 6-6. Come può recuperare sta partita sto tizio? Ha perso già. Come ve lo ammazzi? Come fai? Abbiamo i Sera il turno dopo. Vi rendete conto? Signora... Ok, ciccio bombo. Che fastidio. Che però comunque, cioè, cazzo, abbiamo quel gigante lì. Malkezar. Io preferirei giocare questo. Allora, innanzitutto togliamo da mezzo quel ciccio bombo. 7 e 3. Un po' buttato, ma ci sta. Ok, ora questo qua, questo belloccio, che facciamo? Non lo giochiamo? Non lo giochiamo? No, non lo so, non lo giochiamo. Andiamoci piano. Qual è? Non abbiamo fretta. Malkezar, andiamoci con calma. Gli togliamo da mezzo questo e andiamo con 4 danni. Meglio non buttare tutte le carte adesso. Allora. Attacco con lui, così pesco anche una carta in mano del paladino, che è... Ci abbassa il costo del prossimo drago. È fatta apposta per Isera questa. Che facciamo? Lo giochiamo ora, raga? No, voglio Isera, sincero. Sinceramente voglio Isera. Che mi dà? Che mi dai? Che dammi 5 danni a tutti. Dai, dammi 5 danni a tutti. Buono questo. Abbiamo vinto, raga, questo game. Questo è vintissimo. Non basta. Non basta, my friend. Non basta. E ti ammazzo con un bellissimo Malkezar potenziato. Questa partita io la chiamerei Bugio de Gulo Big. Bello questo pomeriggio. Mi piace questo pomeriggio. Un'arena che mi sta soddisfacendo. Una Pepsi fresca con la mia gola bella secca. Ma che product placement è? Cioè, mi ha fatto venire voglia di bere la Coca-Cola. Cioè, io sono un cazzo di youtuber che la gente deve usarmi, dovete acquistarmi, pagatemi per le vostre pubblicità, per i vostri prodotti. Anche lui! Due Malkezar! Oh, questo sì che è interessante. A chi scura di più? Vediamo un po'. Vediamo un po' chi scura di più. Se ha la tizia da umano, la sacerdotessa, allora hai vinto la partita, io surrendo già adesso. Perfetto. Vedete, raga? Qualcuno avrebbe potuto dire che il barone Geddon era meglio come carta. Ho scelto Malkezar che mi ha dato il barone Geddon. Ma io te lo ammazzo questo, senza offesa. Però ha rotto un po' il cazzo questo. Cioè, non sto giocando praticamente nulla, sto soltanto picchiando. Tiè. Andiamo avanti così. Speriamo che mette due servitori, così ho il tecno ingegnere. Tecno ingegnere. Tutte le dimensioni. Snag. Che cazzo è questo servitore? Non l'ho mai visto. Dopo che ho lanciato una magia su questo servitore, pesca una pianta 1-1 e ne lancia una copia su di essa. Ma il mago non ha magie che lo potenziano. Al massimo posso lanciarmi questa che gli fa 2 danni. Questa è buona sul paladino. Che fare? Chi siamo noi per giudicare? Via Matt. E ci teniamo ancora il nostro ciccio bombo in campo. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po' che succede, che gioca. Allora, scambia attacco e salute. Wow. Ok. Ok. Oh, se mi capitasse questo, le tue magie costano 1 in meno. Non sarebbe per niente male, raga, eh. Il dardo di gelo su di lui. Ammazzargli il 2-2. Il 3-2. Sì, è quello che faccio. Che sto facendo, in pratica. Gli tolgo da mezzo. Questo qua gli abbassa il costo delle magie. Palla di fuoco su di lui. Gli ammazzo il piccolino. Controllo. Perfetto.
Ora lui accumula servitori e io me li fotterò tutti quanti. Me li fotterò. Anche se potrei ucciderlo questo qui, in verità vi dico, figli miei. Potrei ucciderlo molto volentieri. Andiamo sul sicuro. Basta rischi. È finito il tempo dei rischi, signori. È finito il tempo dei rischi. Adesso si gioca il 0-7, che diventerà 7 il turno dopo, perché ci conto. Oh shit. Questo sarà una bella batosta. Sarà una bellissima batosta questo servitore. Che cosa giocherà? Dato che non lo posso ammazzare, l'unico modo è sperare che il tecnocontrollore me lo fotti. Sì, è l'ultima volta che sculerò, giuro. È l'ultima volta che proverò a sculare qualcosa. Giuro su te, signore Dio. Gioca altri due servitori. Due servitori devi giocarmi. Due servitori, giocameli. Tanto non penso che tradda con la morte. Vorrà andare subito faccia. Ok, te lo concedo. Dai, hai un altro servitore. Ce l'hai un altro servitore? No, non ce l'hai un altro servitore. Va bene, nessun problema. Cazzarola però la morte, dai. Mi doveva capitare proprio Deathwing contro. Barone Geddon. No. Due danni a tutti gli altri personaggi. Barone Geddon. No! Il Barone Geddon! Costa di più del segreto, ma quanto sono scarso, raga. Quanto sono scarso. Ero convinto che il barone costasse di meno. Ora non posso giocare il tecno con il cazzo di segreto che mi dà l'immortalità. Madò, che schifo. Io questo video lo metto pure su internet. Dai. Ma che schifo. No, vabbè, io mi vergogno. No, vabbè, raga. Non è reale sta cosa. Dai. Sono proprio stupido, raga. Sono proprio stupido. Vabbè, raga. Sentite, raga. Disiscrivetevi dal mio canale. Non ha proprio senso guardare i miei video. Faccio schifo su LOL. Faccio schifo su Hearthstone. Che faccio nella mia vita? Faccio ridere? Boh, io non riderei per sta cosa. Mi metterei la mano in fronte. Mi metterei a piangere. Cioè, io potevo sopravvivere il turno dopo. Ok che ha la morte in campo e non avevo nessuna giocata assicurata. Però almeno chi poteva sapere il turno dopo che succedeva? Rara dorata, vabbè, l'uovo di gigantosauro che dice non mi hai usato per tutte le partite. Ecco, adesso avrai un'altra occasione. Ragazzi, mi dispiace, faccio schifo, non merito di vivere e niente. Mi ammazzerò, ciao, un bacione. Grazie per aver visto il video, mamma mia che schifo.